Eccoci qua, nel cuore della foresta, alla faccia di quelli che pensano che non esiste ancora. La natura è intatta, Ecco o quasi appunto, intatta. o quasi intatta. Per fortuna la disabitazione. Se ci fossero qualcuno qua della razza umana sarebbe un dolore. Illustra un po' dove ci troviamo. Sì, qua siamo nella zona del Parco di Veio, è, diciamo, il clou, praticamente questa era la parte appena esterna alle mura di Veio. Qui poco più avanti abbiamo adesso sorpassato, anzi sormontato nel senso vero della parola, il ponte dell'isola, cosiddetto ponte dell'isola, che è un termine, diciamo, risorgimentale settecentesco, perché nel Settecento fu ricostruito dopo una delle tantissime ennesime piene del Cremera, anzi no, qui siamo sul Piordo, del Fosso Piordo, che devastò appunto la zona e demolì il ponte che allora era già stato ricostruito molte volte, ma in epoca romana. Sulle cui basi però fonda, diciamo, sulle cui basi etrusche è fondato fin dal 700 avanti Cristo più o meno. E quindi ecco, qui siamo in questa zona, appena all'esterno delle mura di Veio, dove, come era d'uso all'epoca, sulle strade, diciamo, di scorrimento, diciamo, quelle consolari, ecco, diciamo così, quelle che poi furono le strade consolari, venivano, e poi anche dai romani successivamente, messe le tombe dei personaggi più illustri per farsi lustro, appunto. E qui andiamo, su questa strada che adesso seguiamo, su cui seguiamo, ci sono, una serie di tre tombe scavate già agli anni 50, che, appunto, una delle quali è denominata la tomba della regina, dove sono state trovate degli affreschi interessanti e dei corredi interessanti. Ecco, adesso andiamo su e piano piano vi mostreremo, insomma, il tragitto. Il posto è veramente indicativo di Amen. dove ci troviamo, roba che si presta in maniera eccezionale per film di carattere medievale, rievocativo, stile Robin Hood, roba di questo genere. Arturo, tavola rotonda, tavola quadrata, tavola esagonale, tutte le tavole di questo mondo. Dodecanale. Vadi, vadi, Sì, secondo te vabbè. che Andiamo cosa però. c'era da queste parti? Che cosa c'era? Sì, probabilmente qui, siccome siamo appena fuori dalle mura etrusche di Veio, probabilmente c'erano, diciamo, le ville di campagna, quelle che poi in epoca romana si sono chiamate Domus Culte. E probabilmente su questa collina, che era appena sopra il fiume Piordo, o il Fosso Piordo, come vogliamo chiamare, probabilmente era una zona, diciamo, un agro ricco, gestito da una famiglia ricca, la quale famiglia ricca ci ha lasciato appunto questa serie di tre tombe con corredi funerari anche interessanti, dove, beh, qui però andiamo a vedere un po' di oscenità del consumismo, no? Nemmeno tanto, la natura si sta mangiando qualcosa. Sono belle quelle felci. È chiuso? Stiamo per sboccare in una radura. No, è semplicemente il tornante che torna indietro e poi facciamo un altro tornante e siamo arrivati. Torna sul tornante. La settimana scorsa sono andato in giro nel bosco vicino a casa mia, quello che ti dicevo che tu non immaginavi che ci fosse, e ho trovato un bel po' d'asparagi, ancora. Di asparagina, che fa bene alla vecchia e alla bambina.
qui dalla Mola dove eravamo ieri siamo a 700-800 metri. E la Mola sulla quale eravamo seduti io e Pucciarelli ieri, esatto, per il video che abbiamo fatto. Ecco, ci siamo, eh. Ecco, dove siamo? Vedi? Ah, questo ce l'hanno lasciato. Il cartello. Ecco, bene. Raggiungiamo il cartello. Guarda, questa qui sembra una buca qualunque, ma questo è un tentativo di scavo per vedere se c'era un'altra tomba da parte dei tombaroli. Vedi? E forse c'è poi, anche. Forse c'è. Sì, c'è. È lavorato, sì. No, no, proprio c'è, vedi che c'è. Certo. I segni del malepeggio, dello scalpello. Eccola là. Sì. Quando ci venne una decina d'anni fa, ci ho trovato due romani che dormivano qua dentro. Ah, beati loro. Arrivano tutto di sale, come fosse stata la camera da letto. Eccolo là. Ho dovuto chiamare i carabinieri. Su serio, l'hanno beccati. Adesso è chiusa, vieni, vieni. Questo è il dromo, il corridoio d'ingresso. Vedi? Tomba delle anatre. Eh sì. Ecco le anatre. Qui vedete perfettamente il noto etologo Lorenz veniva a levare le sue anatre qui, capito? Guarda, che poi tra l'altro sono anche descritte qua, vedi? Ecco il corredo funerario l'hanno trovata. Questo è in ottone, che è veramente una cosa eccezionale. È un'urna cineraria, io lo chiamo ossario, ossuario, ma è un'urna cineraria. E vabbè, è un'urna cineraria, però se ci sono delle ossa si può chiamare anche sua. Oh, qui siamo di fronte alla tomba più tradizionale, cioè guarda, sono lasciato, cerchiamo di infilarci così, hanno lasciato un copertone là, va? E per appoggiarci la testa. Allora qui adesso non so come, non so perché, è stato tolto anche parte dello zoccolo dei due letti, qua c'erano due, vedi là, sì. Quella era la testa. Sì, sì. E c'erano due letti di catafalchi. Non si possono vedere, non si vede. Troppo. Ecco, l'altro è là, sì. Ecco, erano tre. Sopra, ricordiamoci qui che c'era una nicchia laterale, sì, che hanno fatto probabilmente dopo, ovviamente, perché il piano di calpestio probabilmente leggermente più basso. Erano teste d'etrusco, non teste di cazzo. quali potrebbero essere a metterci qualcuno dei romani di oggi? Vieni, vieni. Quella più grande è quella lì sopra, però è anche quella meno conservata perché non c'ha quasi, è crollato il soffitto. E questa invece pure è ben conservata. Vabbè, in caso di bombardamento atomico verremo a nasconderci qua. Ecco, vedi? Qua mancano i letti funerari, vedi, non ci sono proprio. E qui li hanno seppelliti in piedi. Beh no. Vedi che cazzo. E qui si sta presentando a noi l'immagine di un tetto.
di una tettoia più che un tetto. Quindi l'hanno restaurata, ecco, vedi? Sono stati bravi. E gliel'hanno pure chiusa. Eccola. Facciamo vedere che è chiusa. Eccola qua, vedi? La tomba delle rane e delle cose qua. Vedi? Qui è chiusa. Vabbè, questo è importante, eh? E eccola qui. Sono Poi c'è un allora questo è l'ingresso, sì. E qua c'è una doppia camera. Va bene. Va bene, ogni tanto qualcosa che funge. Ma giusto perché ci sono degli archeologi o archeologi, secondo come si vuole dire, che hanno la passione e si dedicano l'amore, indipendentemente dalle retribuzioni. Ok. Allora mettiamoci qui, sì. Noi ci sediamo qui, sì. E facciamo la nostra requisitoria. Abituale requisitoria. Tra gli alberi e nella memoria della grande etrusticità. Manca solo, diceva Fanfulla da Lodi, no? Che poi era da Lodi. Quello che era nuova al certame d'amore di Fanfulla, la casta alabarda, ma vedendo pelosa Bernarda prese il brando e si mise a pugnare. E viva Fanciulla da Lodi, Fanfulla. Che fu cavaliere e che combatté anche alla famosa sfida di Barletta, no? Cioè, non scherziamo noi qua, eh? Dai, prova a parlare, si sente pure male, sicuramente. Dai, sei lontano, lo vedi quanto sei lontano? Ma non vuoi registrare? Sta registrando. Ciao, ciao, Etruschina! Un bacio ancora! Qui un bacio al cadavere. Chiudo? Vedo, la morta. Chiudo? La morta in cammina. Chiudo? Etruschina! Che mettiamoci lì sopra allora, guarda! Oh, mettiamoci lì. Scorderò! Scusa, Giorgio, mettiamoci lì sopra allora, dai! Va bene. Dai!